Dal libro di Coelet. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per serbare e un tempo per buttar via, un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che vantaggio a chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché si abbia timore di Lui. Siamo dando adorato e ringraziato ogni momento. È grande la sapienza che la Divina Parola questa sera ci offre attraverso questo testo splendido e per certi aspetti arcano, nel senso che ci apre alcuni orizzonti e invitandoci seriamente ad entrarci, lasciandoci però al tempo stesso, come sempre accade nelle cose autenticamente di Dio, degli interrogativi aperti, dei sentieri da esplorare, delle porte da aprire. Tutti quanti noi abbiamo l'esperienza del tempo che scorre. Sappiamo che c'è una dimensione fondamentale della nostra esistenza, che è appunto quella temporale. Ciascuno di noi ha una data di nascita in questo mondo. E prima di quella data di nascita c'è il momento in cui il Signore ha creato la nostra anima. C'è un punto di inizio della nostra esistenza. Da quel momento c'è anzitutto il tempo, quindi il tempo, non un tempo, che è quello che i greci chiamavano Cronos, da cui deriva il nostro cronometro. Il tempo scorre con delle leggi assolute, ineluttabili, inesorabili, al ritmo di ogni secondo che passa, dal momento in cui siamo stati creati, dal momento in cui siamo nati, anche adesso che siamo qui. Il tempo scorre con il suo ritmo perpetuo, stabile e immutabile. Ogni secondo che passa è un po' di tempo in più che io sono vissuto, è un po' di tempo in più che mi avvicina al momento della morte corporale, quindi che accorcia il tempo della mia vita terrena, lungo o breve che sia. È un passo in avanti verso esperienze che accumuliamo nella vita terrena. E questa dimensione del tempo dobbiamo comprenderla e farla nostra per un motivo molto semplice: essere consapevoli che dobbiamo usare bene il tempo, perché il tempo si può
ben impiegare, ma si può anche perdere tempo. Perdere tempo. Qualcuno dice passare il tempo, ammazzare il tempo. Conosciamo queste espressioni, eh? Ma si può anche sprecare il tempo, sciupare il tempo, si può malimpiegare il tempo. Ecco, noi dobbiamo essere consapevoli di una cosa: ogni istante che passa non torna. L'essere qui questa sera, tanto per fare un esempio, se non ci fossimo stati, non avremmo potuto andare indietro il nastro dell'esistenza e dire: ah no, andava tanto ad andare all'adorazione, facciamo che torniamo indietro e ci vado. Forse posso venire giovedì prossimo. Ecco, ma giovedì 22 novembre, se non ci sono stato, non ci sono stato. E quello è il tempo impiegato diversamente, tanto per fare un esempio. E questo vale in tutte le cose. Noi sappiamo che il tempo che ci è dato nella vita terrena da nostro Signore è un patrimonio, e gli uomini non riflettono abbastanza su questo, no? Noi dobbiamo pensare che, per esempio, nella vita della Chiesa, vedremo se nel corso degli anni riusciremo anche a insegnare anche a questa comunità parrocchiale questa cosa, no? La preghiera pubblica e ufficiale della Chiesa si chiama liturgia delle ore. E a che cosa serve? Serve a santificare il tempo. È una preghiera incessante, ritmica, che si ripete ad ore determinate del giorno, al mattino, metà giornata, alla sera, prima del riposo, la notte, che santifica i vari momenti scansionandoli della giornata. Ecco, attraverso di essi la Chiesa universale, soprattutto questo è un obbligo grave, insomma, per i sacerdoti, per tutti i consacrati, uomini e donne, eleva a Dio la propria preghiera santificando il tempo della giornata terrena, quindi incessantemente in ogni istante della terra, quindi i fusi orari sono differenti, sale a Dio questa voce di lode che santifica appunto il tempo. Attenzione, la lettura che abbiamo ascoltato e anche il Vangelo che ha preceduto questa adorazione, una cosa come sempre del tutto casuale, cioè questa lettura ci è capitata perché stiamo adesso dalla settimana scorsa approfondendo il libro del Coelet, no? Io quando ho composto questa adorazione non avevo letto il Vangelo di oggi, e il Vangelo di oggi c'era Gesù che piange in Gerusalemme perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. E dicevo prima in quanto in omelia, attenzione a riconoscere questi momenti particolari, cioè che cos'è questa cosa. Dentro lo scorrere del tempo, lo scorrere monotono del tempo, quindi lo scorrere del secondo che succede al secondo, dell'ora che succede all'ora, del giorno che succede al giorno, settimane a settimane, mesi a mesi, gli anni agli anni, ci sono però dei tempi. Tempi che noi dobbiamo imparare a riconoscere e a santificare e a vivere bene. Per esempio, Gesù nel Vangelo oggi diceva c'è un tempo, cioè io ogni tanto ci penso a questa cosa, e cioè noi dobbiamo immaginarci, c'è stato un tempo, degli anni, nel corso della storia umana, in cui il Figlio di Dio ha camminato sulla terra, cioè in cui la voce di Dio in persona si è unita attraverso le corde vocali di Gesù di Nazaret. Capito? Cioè, quello era Dio che parlava, non è uno scherzo. E quanta gente contemporanea di Gesù non se ne è proprio accorta, Gesù ci ha pianto sopra, o addirittura aveva pensato che Gesù fosse un mezzo matto. È terrificante questa cosa, terrificante. Allora noi dobbiamo, attraverso queste cose che abbiamo sentito qui, Coelet ce ne dice tante, no?
C'è un tempo per nascere, un tempo per morire. Questo non significa che c'è soltanto una data di nascita, una data di morte, questo lo sappiamo tutti, no? Ecco, ma nella nostra esistenza ci sono dei tempi, e i tempi di morte, che significa? Significa che se uno cammina dietro il Signore, ci sono delle cose che finiscono, ma non è che finiscono perché il tempo è finito, perché io le faccio finire. Non vivo più come prima. Chiaramente per far finire alcune cose devo dargli la morte, è come se morissero, e questo certamente è un processo in parte doloroso, ma c'è anche un tempo per nascere. La gioia che si prova, ad esempio, quando non so, si smette di lasciare un punto vizio e si comincia a vivere nell'amicizia con Gesù, le persone lo vivono, quindi alla morte di quel vizio succede la vita della gioia. Pensiamo a un bestemmiatore che una vita, insomma, la vita tutti voi smette. L'esperienza insegna, bisogna conoscere le persone che hanno vissuto questo, che è felicissimo. Un tempo per demolire, un tempo per costruire, è una cosa simile. Il nostro Signore, nella nostra esistenza, fa così, perché le vite dei figli degli uomini, purtroppo, molte volte stanno messe male, molte volte anche in maniera non troppo consapevole, non dobbiamo farci sensi di colpa. Allora il Signore, prima di darci tante cose belle, tante cose nuove, deve buttare giù tante cose che ci sono dentro di noi, prima di ricostruirle. Ecco, il problema è che questi tempi, San Paolo nelle sue lettere parla del tempo favorevole, del momento in cui il Signore sta attento a riconoscerlo, ti visita, no? E perché dobbiamo farci attenti a riconoscere? Perché dobbiamo ovviamente interagire con queste cose? Perché se c'è un momento in cui il Signore mi sta abbattendo alcuni idoli, per esempio, io lo devo lasciar fare, non mi devo irrigidire, d'accordo? O occuparmi di altro, devo assecondare questa operazione che il Signore sta facendo, no? Sentiremo la notte di Natale, questa è un'altra cosa che ogni volta che ci penso, insomma, mi causa tante emozioni, no? Non c'era posto per loro né d'albergo, c'era la Madonna, la Madre di Dio. Cioè, immaginate se fosse lui che avesse aperto le porte, cioè, nell'albergo mio è venuto al mondo il figlio di Dio fatto uomo, ospitato la Madonna, e hanno chiuso le porte tutti quanti, non se ne sono accorti. Capite? Cioè, e mi immagino sempre, e quando sono morti questi, immaginiamo un albergatore a cui San Giuseppe ha bussato la scusa, ma mi dai un posticino, guarda che c'ho la mia sposa che sta per dare luce a un bambino, insomma, c'è un cappuccio, no, via. E quello quando è morto è andato a vedere, lo sai chi doveva partorire e chi era lui che doveva nascere, quello che gli ha chiuso la porta. Ecco, ieri sera parlavamo con i ragazzi, con i giovani, di una cosa brutta, no? Però bisogna pensarci per trasformarla paradossalmente in bella, che è l'inferno. E raccontavo ai ragazzi che c'è un canto, un gruppo musicale, ma forse il cantante ascolterà anche questa meditazione. Sono i Desani che cantano una canzone che parla un'anima dannata, una canzone drammatica e nella sua drammaticità bella, perché ci fa riflettere, si chiama questa canzone Le opportunità che ho perso, e mostra come quest'anima che si trova ormai quando non c'è più tempo, ecco il tempo, no? Di cambiare, di rimediare, di cambiare rotta, e vede con la luce della verità che poi ci caratterizzerà nell'altro mondo tutte le volte che il Signore la stava chiamando, la stava invitando, la stava correggendo, e tutti quanti i no, i no, i no, e sono stati detti, no? La catechesi che il Papa Francesco ha fatto un paio di settimane fa, no? È a forza di dire no, 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 no a Gesù. Alla fine Gesù dirà di no a noi, quando non saremo più in condizione di dirgli di sì. Allora, questa cosa è fondamentale. Cioè, il saper riconoscere, ricordiamo anche Gesù, no? Nei Vangeli, no? Dice, voi sapete riconoscere se piove o se non piove, a seconda che vedete il numero. Come mai non sapete riconoscere i segni dei tempi? Il
tempo per parlare, per esempio, il tempo per tacere. Recentemente la Madonna, una santa apparizione, ha detto: parlate di meno e pregate di più. Parole sante, ecco. Occorre entrare in questa dinamica. Ecco. L'occupazione che Dio dà agli uomini, perché si occupino di essi quali, ecco, quella di piano piano cercare di conoscere bene il Signore, di saperlo riconoscere nella creazione, per esempio, ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Ci abbiamo nel nostro cuore la nozione dell'eternità, che è appunto il superamento del tempo, che è il tempo senza tramonto, l'alba senza fine. E ci abbiamo anche l'esperienza della limitatezza del nostro essere. Non possiamo capire fino in fondo l'opera compiuta da Dio. Possiamo coglierne dei piccoli squarci, no? E lasciandoci però stupire dalle opere di Dio, che sono perfettissime. Nulla da aggiungere e nulla da togliere, no? Ecco, ringraziamo il Signore che abbiamo santificato questo tempo. Ecco, essere qui, anche di questo ce ne accorgeremo perfettamente nell'altra vita. Non è qui, ecco, per le situazioni contingenti, è essere qui davanti a Gesù esposto. Dovunque ci sia Gesù esposto, il tempo trascorso davanti a Gesù Eucaristia sarà sempre tempo santo, e tempo ben speso. Di tutto ci pentiremo nella vita, nell'altro mondo, meno che di ogni secondo trascorso santamente davanti a Gesù. Ecco, quindi ora cessiamo la meditazione guidata, lasciamo che il Signore vada nel silenzio nel nostro cuore e che il nostro cuore, ecco, si apra e parli con Lui. Ami Lui, si lasci ammaestrare, santificare, istruire e amare da Lui. Sia lodato, adorato e ringraziato il mondo.